Lo scontro, Jasmine, Belen. L'auto mi stupisce, è una Ferrari modificatissima. Belen, dov'è? Sei. Che cosa? Sto vedendo bene, è Jasmine. Oh ragazzi, attenzione, gli animi si stanno scaldando. No, prendo insulti e parolacce, non vorrei che finisse male. Vuole tornare insieme a noi? Cosa vuole? Ma sta... Ecco ragazzi, è proprio questo quello che temevo, che si prendessero ammazzate. Forza, dai Belen, spaccala. Di poverina ragazzi, dovrei intervenire. Ma tu, Belen, cosa ha fatto? Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua Omega e bentornati tutti quanti in questo nuovo video della vita reale da calciatore con il nostro Ronaldo. Sì ragazzi, quando apro il video così vuol dire che sto proprio carico, perché succederanno le peggio cose nei video così, e quindi io apro il video più carico possibile. Notate qualcosa di diverso? Ragazzi, ci potete arrivare. Ho rimesso di nuovo il cappello, ho cercato di riaggiustarlo un po' perché si è praticamente rotto dopo tanti tanti anni che lo mettevo, quindi forse il cappello è tornato. Allora, in questo video ragazzi voglio che spolliciate, commentiate e devastate le iscrizioni, perché arriva il casino adesso. Arriva il casino, guardate, sta tremando tutto. Mi raccomando, perché vedremo la cosa che tutti aspettano. Lo scontro, Jasmine, Belen. Prima di passare al video ragazzi, come al solito saluto due di voi su Instagram. Saluto Ingento Clemente che mi scrive. Mi saluti Bomber, come no? Ti posso salutare, bella Clemente. Sei un bomber anche tu. Saluto anche Pimicelli73 che mi scrive: Omega, ho visto il tuo video, è fantastico e sei il migliore. Quale video hai visto? Ah, sono tutti belli. Ciao Vincelli, bella per te e ti saluto da casa. Invece ragazzi, se anche voi volete essere salutati dal mio iPhone X in tutti i prossimi video, mi raccomando, non fate i pigri, non dovete essere pigri, fatelo. Venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui e giù in descrizione. Quindi mi raccomando, venite a devastare il tasto segui, così avete la possibilità di essere salutati da me. E attenzione, vedete anche gli spoiler per i prossimi episodi. Vero ma incredibile, quindi vi aspetto. Questo nuovissimo episodio che segnerà qualcosa di veramente importante per Cristiano Ronaldo, sicuramente. Allora, vi starete chiedendo dove siamo, quindi iniziamo subito questo videone con un bel like a bomba. Ragazzi, mettetelo se ancora non avete messo, sapete che ci conto. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per chi ha già riconosciuto il posto, ragazzi, siamo al Premier Deluxe Motorsport. Perché siamo qui? Ricorderete che qualche episodio fa, ragazzi, le nostre auto sono completamente saltate in aria per colpa di Jasmine. Quindi, ragazzi, ho pensato di venire qui da Simon. Sapevo che avrei tra l'altro trovato Simon qui. Che sta guardando? Perché sta guardando il suo ufficio e i suoi quadri? Simon, tutto a posto? Niente, ragazzi, sono qui perché devo parlare con Simon e cercare di recuperare magari le auto che abbiamo perso. Se ci sono, il problema è che io qui non vedo auto. Nessuna delle auto che stanno qui, ragazzi, sono le auto che avevamo prima. Però vabbè. Ok ragazzi, mentre Cristiano Ronaldo spiega il fatto a Simon, spiega quello che gli è successo, come gli è successo, che è il fatto che Jasmine l'ha tradita, insomma sapete già voi il fatto, però Simon non lo sa. Ci sta dicendo che purtroppo, ecco, vedete ragazzi, tutte le auto che avevamo prima, che sono esplose, che abbiamo perso, sono fuori produzione e non ci sono più. Ma Simon ci sta dicendo che in compenso ci sono delle nuove auto che sono arrivate oggi in domenica, che di domenica il concessionario ragazzi è sempre aperto perché arrivano nuove persone. Quindi ragazzi, Simon ci sta dicendo che possiamo volutamente scegliere anche tutte queste auto qui, per poi diciamo comprarle, mettere la differenza con il resto di auto che magari era di più la differenza o di meno. Magari Simon poi mi fai un conto. Ora ragazzi, siamo venuti qui a piedi, quindi me ne serve una. Poi magari vengo domani con calma e ne riparliamo. Ragazzi, allora io vi faccio vedere velocemente queste auto. Ditemi voi se mi piacciono. Questa è una Audi RS7, ragazzi. Attenzione, attenzione. Niente, l'Audi che avevamo prima, sì, era un bel modello, però. Poi qui abbiamo una bellissima BMW X6. Anche questa mi sa che l'aveva Ronaldo Junior. Qui mi stupisce. Quest'auto mi stupisce. È una Ferrari modificatissima, guardate, cioè che cazzo di colori ha? Cioè ragazzi, guardate che cazzo di colore ha, ma che cos'è? È rosso a puntini, non si capisce, ma è una Ferrari bomba. Allora, è custom fino alla Madonna ragazzi, è bellissima, però non lo so,
ditemi voi. E qui come ultima abbiamo una semplice McLaren che è sportiva, tranquilla, che volendo potremmo anche comprare. Ora ragazzi, non lo so, ditemi nei commenti se possiamo rimpiazzare quelle poche macchine che abbiamo perso con queste qui, perché noi ne abbiamo perse 6 e queste sono 4. Se dobbiamo prendere tutte queste auto qui, tanto con Simon non c'è nessun problema. Ora però una per tornare a casa, ragazzi, dobbiamo pur prendere, perché mi mancavano delle auto, raga. Cioè, pensate voi, Jasmine ci ha fatto saltare tutto il garage. Immaginate voi se vostra moglie vi lascia, vi cornifica e vi fa pure saltare tutte le auto. Magari gli è arrivata la notizia che ci siamo fidanzati con Belen. Ma guarda, ma quanto voglio che sia arrivata così rosica. Senti Simon, prendo l'Audi, tanto sai dove abito, se non te pago mi vieni a pigliare, mi vieni a rubare la macchina stile Franklin nella storia. No, dai ragazzi, noi paghiamo, che cazzo. Io non ho mai visto un'auto così fenomenale. Guardate gli interni, che bomba. Guardate il volante, il contachilometri, quella specie di tablet che sta lì, ragazzi. No, è una bomba. Direi che possiamo tornare con questa a casa senza problemi, sperando che non ci siano problemi a casa. Perché ragazzi, voi starete pensando: oh che bello, sì, abbiamo trovato le nuove auto da sostituire, perché ovviamente ci stavano, cioè non potevamo rimanere senza auto. Poi ditemi voi nei commenti, ragazzi, prendiamo tutte quelle che abbiamo visto, mo se no ne cambiamo. Siamo di ritorno a casa nostra finalmente e torniamo un po' più felici rispetto a prima. Infatti torniamo con la nostra Audi bomba. What the, guardate quanto è figa. Adesso, ops, mo zuppavamo già adesso. La parcheggiamo in maniera, sì ragazzi, perché l'unica cosa brutta di questa casa, cioè no, non è brutta, è che devo parcheggiare sempre in retromarcia per poter parcheggiare bene le auto, specialmente questa che tra l'altro è molto lunga come auto. Eccolo qua ragazzi, guardatela, la nostra bellissima Audi RS7, una vera bomba, signori, guardate quanto diavolo è figa. Bene ragazzi, allora finalmente direi che possiamo entrare dentro casa nostra, che poi devo ancora farvi vedere, perché vi avevo detto che avevo comprato anche un attico, un super appartamentone su una torre altissima. Una torre, su un edificio altissimo, insomma ve lo farò vedere. Allora, quel ragazzo sta sempre a giocare al telefono. Hai visto Belen per caso? Giardino? Che sta facendo nel giardino? Ah, nel giardino qui giù. Ragazzi, Belen sembra che si voglia godere un po' la vita. Pensavo le piacesse farsi il bagno in piscina. Vabbè, comunque andiamo a vedere nel giardino, perché Ronaldo giù ha detto che Belen è in giardino. Tesoro bello! Belen! Ok ragazzi, se vedete Belen ditemelo, perché io ancora Belen non la vedo. Belen dove... sei. No, cosa ci fa Jasmine dentro casa mia, ragazzi? Sto vedendo bene, è Jasmine? E Jasmine, ragazzi, perché è dentro casa mia? Wow, ragazzi, tu non puoi entrare in casa mia. Cioè, ragazzi, dopo che ci ha bruciato le macchine, hai pure il coraggio di tornare a casa mia? Jasmine? Allora, situazione, ragazzi, mi avete chiesto in molti di aggiustare Belen, di farla più bella, cambiarle i vestiti e fare tette più grosse su vostra richiesta. Come vedete, diciamo che ormai Jasmine e Belen sono praticamente uguali di fisico. Infatti guardatele, le ho cambiato i vestiti a Belen, le ho aggiustato anche da dietro il sedere, le ho aggiustato anche le tette su vostra richiesta. Infatti di fisico Jasmine e Belen se la spareggiano praticamente. Però ragazzi, più di così non posso veramente fare, perché è impossibile crearla ancora meglio di faccia. Perché Jasmine, vi ricordo che è un personaggio inesistente nella realtà. Belen ragazzi invece sì. Quindi capite che è un po' difficilotta questa cosa. Cosa? Come? Puoi ripetere più forte? No, non sto a capire. Cos'è che ha detto? Sta dicendo che è venuta qui per chiederci scusa, che non voleva fare quello che abbiamo fatto e che non si aspettasse che noi ci fidanzassimo con un'altra persona così velocemente. Certo, scusa, tu lo puoi fare io no? Non ho capito, cioè. Oh ragazzi, attenzione, gli animi si stanno scaldando. Non ci credo, Belen non mi ha dato manco il tempo di poter controbattere alle richieste di Jasmine, che si è fatta le avanti. E attenzione, si stanno aprendo insulti e parolacce. Non vorrei che finisse male. Oh mio Dio, cioè ragazzi, io che perdonare Jasmine per quello che mi ha fatto. Forse no ragazzi, non lo so. Ora sono, c'ho un po' le idee confuse. Il ritorno di Jasmine mi sta un po' scombussolando. Però ragazzi, i due si sono veramente prendendo un po' a parolacce. Ronaldo si sta mettendo la mano sui capelli e dire: mo che cosa faccio se questa si prende una botta? Perché ragazzi, sapete cosa mi sta per ricordare questa scena? Questa scena mi ricorda molto la versione Jasmine Melissa. Sono che stavolta le parti sono capovolte. Cioè Belen al posto di Jasmine mi sta dicendo che vuole tornare insieme a noi. Cosa vuole? Ma sta... No. E ho preso anche il telefono, non so perché. Ok ragazzi, le cose si stanno complicando. Signore, per favore, calmatevi. Signore, per favore, vi divido io. Calmatevi. Ecco, brave. Vi siete calmate?
Oddio ragazzi, mi stanno a guardare tutte e due male. Oddio, no no, me ne vado, mi sposto, scusate, scusate. Ecco ragazzi, è proprio questo quello che temevo, che si prendessero ammazzate Lisa, Jasmine, Jasmine Belen. Ragazzi, guardate, la storia si sta ripetendo per la seconda volta. Io non capisco cosa sta succedendo. Belen le sta prendendo, attenzione, non so per chi fare il tifo, perché ragazzi, sinceramente le idee mi si stanno un po' scombussolando in questo momento. Però ragazzi, devo pur fare il tifo per qualcuno, no? Forza, dai Belen, spaccala, spaccala. No Belen, ragazzi, ovviamente dobbiamo fare il tifo per Belen, perché mi sembra ovvio. Dopo tutto il male che ci ha fatto Jasmine, secondo voi la dobbiamo perdonare? Ronaldo, ragazzi, lo vedo un po' indeciso. Pagliacci, ditemi voi cosa devo fare, perché Belen le sta prendendo, ovviamente. Jasmine, ragazzi, sapete che dirige anche una palestra e fisicamente sono uguali, ma muscolarmente parlando, ragazzi, direi che Jasmine se la cavicchia molto di più. Anche se ora, attenzione, Jasmine le sta menando ancora, guardatela. E poverina, ragazzi, dovrei intervenire. Ma no! Belen, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? La stesa! Jasmine si è rialzata, io sono reidratato. Adesso Belen le sta seriamente prendendo un po' di santa ragione. Poverina, guardate, sta incassando! Sta incassando, anche se... Ragazzi, basta, dovrei intervenire. Ferme! Ferme tutte e due! Ferme! Jasmine, basta! Oddio, ragazzi, non riesco a fermarle. Guardate! Ok, ragazzi, c'è solo un modo per fermarle. Colpo segreto di Ronaldo Junior. Ah! No, le ho mancate! Colpo segreto di Ronaldo Junior. Falle smettere! No! Venuti, ragazzi, non mi esce proprio oggi il colpo segreto. Quest'altra andrà a segno, quest'altra andrà a segno! Boom! Oddio! Non voglio dire, ma siamo riusciti a calmarle, ragazzi. Sono anche corso un attimino su a prendere qualcosa da bere, perché stavo letteralmente morendo di sete. Infatti, eravamo deidratati da un bel po'. Ragazzi, ora ci beviamo il nostro caffè in santa pace. Jasmine, allora ragazzi, io non so cosa dire, dovete aiutarmi voi, perché voi avete visto anche tutta la serie dall'inizio, sapete tutti i fatti. Ora, cioè, ci siamo fidanzati con Belen. Ora non possiamo, ragazzi, dire di no a Belen, lasciarla dopo 2-3 giorni e rimetterci con Jasmine dopo che ci ha lasciato. Cioè ragazzi, magari Jasmine potrebbe essere anche più fisicamente e più bella di Belen, ma ragazzi, Belen sembra essere un poco più giudiziosa rispetto a Jasmine. E ditemi voi, ragazzi, se vi piace Belen. Io ho detto, ho cercato di farla meglio possibile per quanto riguarda di fisico, praticamente uguale a Jasmine. Però ragazzi, io preferisco sinceramente Belen a questo punto. Bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente, per non perdervi assolutamente il continuo, quello che succederà adesso, importantissimo. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando ragazzi, nei commenti ditemi se vi è piaciuto il video e chi preferite tra le due. Però ricordatevi quello che vi ho detto. Vi ricordo, in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata, che tra un po' arriverà la maglia ufficiale di Ronaldo. Quindi ragazzi, chi compra le maglie verrà salutato da me su Instagram. E sempre su Instagram, ragazzi, se volete venire a parlare insieme a me o anche sapere degli spoiler sulla prossima serie, venitemi a seguire, che lo trovate qui e in descrizione. Mi raccomando, passateci. Qui è Goz, raga, col mistico cappello tornato. E se beccamo al prossimo video, ciao! Quindi ora nei commenti, Team Jasmine o Team Belen?